parola al consigliere Mongello per relazionare sulla mozione 14 relativa alla rideterminazione delle indennità di funzione del sindaco, vice sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale. La parola al consigliere Mongello. Dario. Grazie. Con una determinazione dirigenziale di questo comune, la 132 del 10 marzo del 22, c'è stata la rideterminazione delle indennità di funzione del sindaco, vice sindaco, degli assessori, dei presidenti del consiglio comunale in base all'articolo 1, comma da 583 a 587 della legge 234 del 21, in cui la legge di bilancio per il 2022 ridetermina il metodo di misurazione dell'indennità degli amministratori comunali che viene parametrata a quella del Presidente della Regione, eccetera, eccetera. C'è tutta una serie poi di riferimenti, di legge, di norme. Allora, cosa comporta questo? Vuol dire che per i soggetti poc'anzi indicati le indennità sono aumentate e credo di fare anche un servizio ai cittadini se questa sera do l'opportunità anche di sapere quanto, perché spesso incontro delle persone che mi chiedono ma il sindaco ci ha fatto tanti soldi. No, non è vero, gli assessori chissà quanto guadagnano. L'avete sentito anche voi, no? È vero o non è vero? È così, certo. E siccome a me piace, come dire, dare un servizio ai cittadini, quale migliore ghiotta occasione quella di questa sera di far sapere ai cittadini qual è il compenso che viene affidato l'indennità. Infatti prima ho chiamato indennità correttamente, giusto? Ma dico compenso così più semplice. Indennità. Come da mozione. Voglio far presente per esempio quanto l'indennità, e vado per ordine, prendeva e prende l'Orti, i dati che do sono dati l'Orti, allora la Presidente con decorrenza dal 1 gennaio, perché questo ha valore dal 1 di gennaio 22, l'importo precedente era di 770, quello attuale 874, il sindaco, correggetemi se sbaglio per cortesia, ma questi sono dati che mi hanno dato gli uffici, quindi non, l'Orti, ho detto l'Orti, sono i dati che ho chiesto agli uffici e che gli uffici gentilmente mi hanno dato. Il sindaco da 3.114, nuovo importo 3.886, tolgo le virgole, la vice sindaco Costarelli da 1712 a 2137, l'assessore Milanesi da 1401 a 1748, l'assessore Vodini da 1401 a 1748, l'assessora Pezzano Lara da 700 a 874, l'assessora De Stefanis da 700 a 874, l'assessore Carignano Luigi da 1401 a 1748, esattamente come l'assessora Proietti Giulia. In quest'aula è stata aumentata l'IRPEF al massimo, è stata aumentata l'IRPEF al massimo del coefficiente, è aumentata la Tari, insomma tutti bravi ad aumentare, però poi ci troviamo di fronte ai cittadini che invece sono in difficoltà economica per pagare le bollette, che sono sempre più salate a causa del costo energetico che aumenta, ma a voi, come dire, di intascare questa indennità come stabilito dalla legge, peraltro, non è che lo avete deciso voi, questo sia ben chiaro, non voglio cadere in errori che sarebbero anche veramente scorretti, quindi è una legge, come ho detto prima, nazionale e voi ne avete colto l'occasione. Però su questo aumento dell'indennità voi zitti zitti non avete detto nulla, però siete bravi a aumentare, come ho detto prima, l'aliquota IRPEF, la Tari, eccetera, eccetera. Mi spiace che il signor sindaco non c'è, perché
insomma, questa storia della battaglia per la riduzione dei costi della politica, eccetera, eccetera, era, diciamo, una vostra battaglia, una battaglia dei 5 Stelle. Pensate che anche Vitto del Movimento 5 Stelle si era appellato, ma qui parliamo ovviamente a livello parlamentare, del taglio dello stipendio vista la crisi economica. Quelle sono agenzie ANSA che riporto, quindi non sono mie dichiarazioni. E che dire del ministro Di Maio, che su Twitter ha dichiarato: tutti stanno facendo sacrifici enormi e deve valere anche per la politica. E lo dice un grillino, indiscutibile un grillino. E recentemente anche un altro consigliere molto vicino alla Raggi ha chiesto di rinunciare gli aumenti, e questi vanno dati alla città. Chiedo di dare una dimostrazione di una vostra buona volontà e di vicinanza ai cittadini di Pinerolo, e fare come in altri comuni stanno già facendo, perché ancora prima di venire qui in aula mi sono fatto un giro con le agenzie per vedere un po' che l'aria che tira, e ci sono dei comuni dove questo aumento dell'indennità è stata messa da parte, è stato creato un fondo da destinare alle persone più bisognose delle città. Dico, date un buon segno di vicinanza ai cittadini in difficoltà, fate vedere che non c'è questo scollamento tra la poltrona e il cittadino. Istituite un fondo di solidarietà ove versare la quota della rideterminazione dell'indennità, e gli importi dovranno essere utilizzati a favore delle persone più bisognose della nostra città nei modi e nei tempi che il sindaco e la giunta riterranno più opportuni. Credo che sia una cosa bella, straordinaria direi, proprio date questo segno di vicinanza ai cittadini in difficoltà, e ce ne sono tanti. Insomma, 100 euro in più, 100 euro in meno non credo che vi sposti di tanto il vostro agire. Vero è che il vostro impegno c'è, nessuno lo mette in discussione, però viviamo in un contesto sociale, in un contesto economico estremamente delicato, molto difficile, e a maggior ragione dopo che il Movimento 5 Stelle ne ha fatto una sua battaglia, come dicevo prima. Quindi la mia mozione è semplicemente impostata così: date un segno di buona volontà, fate vedere che soprattutto i grillini sono vicini ai cittadini e possono rinunciare a questo incremento dell'indennità con piacere, con gusto. Invece è triste, lo vedo sempre triste in consiglio comunale, mi spiace di questo. La politica è seria, e proprio perché la politica è seria è che ci va il rispetto delle opinioni altrui, cosa che lei non lo dimostra nei miei confronti, ma anche in altre circostanze. Poi ha fatto delle dichiarazioni, anzi delle affermazioni, che le valuterò nelle sedi opportune, perché lei a volte parla e anche malamente, ma di questo lo valuterò in altre sedi. L'arroganza non paga mai, non paga mai, non paga mai. Ma lei probabilmente piace che in quest'aula si parlasse di cose che piacciono a lei. E quindi l'opposizione diventa un fastidio quando si esprime liberamente, come faccio io, come fanno tutti i consiglieri. Ma veramente, io la vedrei bene, sa dove, consigliere Pittau? In Cina. Ah, lì in Cina sarebbe il suo posto ideale, dove si nega la libertà di espressione, di opinione, dove si nega la libertà di esprimere liberamente una propria opinione, e quindi lì sarebbe il suo mondo magnifico, beato. Se vuole le posso pagare il biglietto di sola andata. In Cina li troverà gli ambienti che a lei più le piacciono, glielo posso dire. Allora, a voi non piace essere criticati, questo ormai è stato detto. A voi non piace essere criticati. Io non ho fatto nient'altro che ripresentare un argomento che in altri comuni d'Italia lo stanno facendo,
è che in altri comuni d'Italia non si sono sentite delle espressioni come ha fatto lei. Guardate, potrei parlare per ore, ma mi dedicherò a cose più importanti che a replicare semplicemente al consigliere Pittau. Il consigliere Pittau può fare tutto quello che vuole, ma proprio tutto quello che vuole. Io continuerò a fare la mia strada di uomo libero, continuerò a essere in questo consiglio comunale, a presentare mozioni, interrogazioni, solo ed esclusivamente per il bene e l'interesse dei cittadini. Pertanto quello che lei dice sarà e rimarrà un problema suo, non mi tocca proprio per niente, anzi mi dà lo stimolo. Grazie, mi dà lo stimolo per continuare in questa battaglia e, date le sue dichiarazioni, mi dà motivo per pensare che ho proprio ragione e che devo continuare così, anzi con maggior vigore, con maggior attenzione. A voi piacciono solo i vostri like, a voi piacciono parlarvi davanti a uno specchio, a voi piace soltanto presentare argomenti che partono da voi e rimangono da voi. Io invece questo concetto non lo accetto, io sono uomo libero e continuerò a esprimere liberamente la mia opinione, la mia espressione di cittadino e di consigliere comunale.